Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video unboxing dell'azienda Pandal Selected. Mi è arrivato il pacco l'altro ieri e non sono riuscita a fare prima il video e lo faccio ora. Vi faccio vedere quello che mi hanno mandato, che ho scelto, per poi fare i video nei prossimi tutorial. Vi metterò il link di ogni materiale e vi ricordo che se acquistate nel mio metterò comunque il codice sconto che mi hanno mandato. Bene, andiamo ad aprire e andiamo a vedere. Per prima cosa ho preso questo filo elastico e il codice è questo. E farò un braccialetto a uncinetto, diciamo che è un po' giallo per i miei gusti, però perché in internet si vede meno i colori, pensavo che fosse un po' più sul dorato, invece è giallo. Vabbè, pazienza, farò il video comunque. Poi ho preso questi bottoni, vi faccio vedere il codice è questo e vi faccio vedere. Questi sono bottoni che metterò comunque anche nel braccialetto che farò con l'elastico. Sono in strass. Vedete? Sono bellissimi. Siccome ho iniziato a fare anche bijou tessile, mi serviranno molto, vedete? Sono molto belli. Poi arrivano nella sua scatolina, così, in questo box. Poi ho preso questi cristalli. Anche qui pensavo che fossero un po' più grandini, vabbè, però sono comunque belli. Ah, scusate, il codice è questo. Dopo lo metterò anche sulla scatola per ricordarmi poi quando farò il video. Faccio vedere. Anche questo arrivano in un box e sono così. Vedete? E qui ci farò un anello con il filo di metallo. Siamo qua. Poi mi è arrivato, questi sono altri cristalli, questi sono mi sembra 3 mm, mentre invece questo qua due. Vabbè, ora vi faccio vedere questi. Anche questi sono molto belli, sono tanti fili, vedete? Il codice, come ho detto, è questo. Poi altri cristalli, questi sono ovali, vedete? Anche questi sono, mi sembrano 3 mm. Comunque poi ve lo metto nell'info box. Poi ho preso queste due chiusure, molto belle. Vediamo. Prendiamo le forbici perché... piacciono molto e questo li metterò in un braccialetto, vedete? Sono a T e sono diversi disegni, vedete? Sono stupende. Anche queste arrivano
in questo box. Il bello della Pandal Select che manda tutti i box sono perfettamente per stare perfettamente in ordine poi quando apriamo. Poi per ultimo questo qui è il foglio di tutti i materiali e per ultimo mi sono presa questi terminali. Diciamo che queste mi servono per fare delle nappine. Poi il codice questo, scusate, non vi ho fatto vedere il codice delle chiusure. Questo invece è il codice di questi terminali, che poi comunque quando farò il video vi dirò i codici ancora, non vi preoccupate. Vedete? Anche questo nel box, in modo che quando andiamo ad aprire possiamo metterle e tenerle in ordine. Vedete? Sono terminali. Questi sono non c'è scritto, ma mi sembra che siano da 7-8 mm. Comunque, come ho detto, vi metterò nel box tutte le informazioni. Bene, questo è quanto mi hanno mandato. E nei prossimi giorni farò un video e vi farò vedere come uso questi materiali. Spero di avervi fatto cosa gradita a condividere con voi questo spacchettamento, diciamo, e se vi è piaciuto mettete il pollice in su, iscrivetevi al mio canale per non perdere altri video e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti!